Il trasferimento delle attività didattiche del Galilei presso gli istituti Amendola e Santa Caterina sarà avviato prima possibile. A confermarlo con una lettera indirizzata al dirigente scolastico del Galilei, Nicola Nunziata, è stato proprio il dirigente del settore edilizia scolastica della provincia di Salerno, Lorenzo Criscuolo, che ha confermato la necessità che le attività vengano svolte negli altri istituti a causa delle problematiche strutturali della scuola, che non sono limitate soltanto all'area del cantiere, peraltro bonificata. Di fatto l'ordinanza resta valida, questo è il concetto di questa comunicazione, si tratta soltanto di risistemare i tempi per effettuare questo trasferimento. In sostanza la provincia non ritiene di dover ritirare l'ordinanza, quindi ritiene che comunque questo trasferimento debba essere fatto prima della fine dell'anno. Intanto, in una nota, la rappresentanza sindacale unitaria dell'Istituto Galileo Galilei ha chiesto alla provincia di Salerno di ritirare l'ordinanza di delocalizzazione, dando agli studenti e al personale della scuola la possibilità di terminare l'anno, salvaguardando così il sereno svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali. Tutto questo però non è da escludere. Alcuni interventi sul cantiere, la delimitazione di alcune zone che sono state ritenute più pericolose, qualche intervento di messa in sicurezza di qualche passaggio più critico, diciamo, potrebbero essere sufficienti a terminare l'anno scolastico qua. Insomma, ovviamente la valutazione della provincia probabilmente è diversa. Sollecitazione della RSU, lei proverà a chiedere di rinviare di un altro mese, insomma, questo trasferimento alla provincia? La situazione per me è abbastanza complessa. È chiaro che da un lato tutte e due le posizioni sono difficili, perché da un lato il trasferimento pone dei grossi problemi, dall'altro se ci sono problemi di sicurezza, forse al di là di quello che è la relazione dell'ASL, forse la provincia dovrebbe